La lista civica Castelfranco Pian di Sco ha ufficialmente consegnato agli esponenti di opposizione della regione toscana le circa 1300 firme raccolte per abolire il comune unico e tornare alle due municipalità. Questo è il primo motivo dell'incontro in piazza Vittorio Emanuele, che voleva fare il punto anche sulla questione referendaria di ottobre. Facciamo una cosa molto importante, noi consegniamo le firme virtualmente ma anche materialmente con una lettera di incarico ai consiglieri della regione toscana di opposizione affinché con queste firme si facciano forza per presentare un articolo di legge che possa consentire ai comuni che hanno fatto le fusioni e che poi si rendono conto che non possono essere, che non sono contenti perché le cose non erano come le avevano prospettate, si possa fare un referendum di verifica per tornare anche indietro. L'esperienza del comune unico ha generato parecchio scontento, si è visto purtroppo, posso dire, perché non sono intellettualmente disonesto, si è palesato quanto si era assolutamente pronosticato, effettivamente erano stati promessi. Più soldi, più servizi, di soldi non si è vista traccia, riguardo ai servizi ci siamo trovati a dover litigare per mantenere la scuola a Castelfranco, questo la dice lunga su quello che è il risultato. A farsi il primo portavoce in regione in questa richiesta al consigliere della Lega Nord, Marco Casucci. Presenteremo una proposta di legge modificativa per rendere più facile e più possibile il ritorno indietro se i cittadini di comuni che sono andati a fusione non sono stati soddisfatti di questa scelta. Perché questa negazione o questa difficoltà di tornare indietro è un grave sintomo di come possa essere la nostra Toscana abbia preso la strada di una, mi lasci dire, anche se è forte per alcuni aspetti, antidemocraticità. Presente anche l'onorevole Maurizio Bianchioni per il comitato del no al referendum di ottobre. Abbiamo per dire no e per spiegare perché no, siccome i media non ci danno molto spazio e siccome pensiamo di avere tanta di quella ragione che una volta che l'abbiamo spiegata la gente capisce al volo, rinunciamo alle vacanze e viviamo per fare questo.